Bene, ciao a tutti e benvenuti a questo piccolo, diciamo, piccolo incontro di amici, di persone con cui lavoriamo oramai da anni e anni. Siamo vecchi perché oggi compiamo 20 anni. 20 anni fa, in un gruppetto, eravamo 13, quindi un numero che porta bene in questo caso. Ci siamo trovati in un albergo al Lido di Venezia, quindi in una landa sperduta, e l'abbiamo scelto non tanto perché era un posto bello accogliente che vi consiglio di venire, perché è una bellissima isola, quanto ci abitavo io. Quindi ho invitato un po' di gente, un po' di amici conosciuti in rete, abbiamo creato questa cosa poi chiamata IWA. Perché è interessante, diciamo, interessante tanto avere tutti questi amici, ripeto, con cui lavoriamo quotidianamente. Perché è interessante la cosa che abbiamo fatto con Ivo e perché è interessante essere qui oggi? Per un semplice motivo. IWA esiste da parecchio. IWA farà 25 anni a livello internazionale il prossimo anno. In Italia ci siamo dal 2000 e di fatto siamo riferimento per chi lavora nel web. Bene o male, tutti hanno sentito parlare di IWA in quasi ogni sede in cui si parla di digitale. Se uno non conosce IWA, beh, probabilmente non conosce una parte del web che è stata importante per anni in rete e che continua anche ad esserlo. Siamo un'associazione di professionisti web, siamo l'unica associazione ad oggi di professionisti iscritta all'elenco del Ministero, del MISE, quindi l'elenco ufficiale delle associazioni professionali, quelle che, raggruppano chi lavora nelle varie realtà. Il nostro obiettivo è fare rete. Questo evento è anche rappresentazione che noi facciamo quotidianamente rete. E la cosa interessante è che, ripeto, noi siamo nati nel 2000. Nella slide c'è una fotografia di un Roberto Scanno con i capelli ancora molto magro, quindi una cosa, diciamo, di livello storico, Incredibile. incredibile si potrebbe dire a questo punto. Sono stato magro anch'io e ho avuto i capelli pure io. Chiaramente non vado a chiedere le foto di 20 anni fa agli altri partecipanti perché presumo che la situazione sia similare. Ma la cosa interessante cos'è? Abbiamo fatto un'immagine che abbiamo pubblicato un po' in tutti i social dove abbiamo cercato di contenere le cose fatte in 20 anni. È stato veramente difficile perché in 20 anni abbiamo fatto tantissime cose, dalla partecipazione a supporto alla normazione, agli eventi. E qui ad esempio abbiamo tra i vari amici c'è Pier Antonio Macola. Pier, quant'è che ci conosciamo? Qual è la Ma pazzia più grande che abbiamo fatto assieme? allora, guarda, devo dire che è veramente un grande piacere partecipare a questo momento. In realtà, anch'io ho iniziato 20 anni fa con questo evento che allora si chiamava Webit, dove l'idea era mettere la conoscenza al centro e quindi valorizzare le comunità, i portatori di conoscenza e in realtà collegarle al mondo del business, perché l'idea che avevamo era quella di, in qualche modo, volevamo incidere negli ambiti in cui poi le cose potevano cambiare, quindi nelle aziende, nelle organizzazioni. È un disegno che poi ci ha portato a entrare in SMAO, alla fine acquisirlo, insomma, che SMAO è un logo che vedete è ben presente nella storia di IWA, però devo dire che alla Infatti. fine che contano sono le persone, insomma, e quindi devo dire, caro Roberto, qui è proprio una storia che stringe il cuore perché sono persone come tutti i presenti in questa chat, in questo momento, che hanno cercato di dare un contributo a un cambiamento positivo fin dall'inizio e quindi sono persone che ci credono e io alla fine penso che la comunità, la condivisione della conoscenza e anche quel sano spirito di servizio che caratterizza le associazioni siano proprio l'elemento indispensabile per aiutare l'evoluzione di un paese e di un ecosistema. Assolutamente, grazie. E poi la cosa che mi ricordi sempre è le pazzie che abbiamo fatto. Ti ricordi quell'anno a SMAU vestiti da Allora, Ghostbuster questa cosa, con gli allora, la zaini? verità, lo dico per Gianni che interverrà dopo, nasce con un'idea che avevamo in Webit, dovevamo il premio, Webit era questo raduno, insomma, che all'epoca nel 2000-2001, insomma, facevamo proprio qui in Veneto, e con l'idea era quella di premiare chi veniva vestito in maniera più eccentrica, e quindi mi ricordo gli amici di sicurezza.org.
che Mamma mia, arrivarono infatti. con i capelli tinti di verde, però ovviamente Roberto, che ha uno spirito da buon abitante del Lido, competitivo fortissimo, ha vinto su tutti, arrivando vestito da Ghostbuster a uno Smau, direi secondo solo a quell'evento in cui portasti la pornostar, La insomma. pornostar, noi sempre Devo Smau comunque, sempre sì, Smau di devo dire che fatto. ecco, l'idea nostra era prendere un brand che avesse 50 anni di storia in qualche modo per valorizzare la nostra visione, però anche in maniera così goliardica, e devo dire che la Infatti. migliore interpretazione di questo secondo aspetto, cioè l'interpretazione goliardica, è sicuramente la tua e quella di Vua. Bene, grazie. Hai citato Gianni, a questo punto Gianni ci adora, anche se ci chiama delinquenti ogni tanto quando ci vede girare per la fiera, vero Gianni? Vabbè, quello è il mio modo affettuoso di dire. No, mi sta un po' rodendo perché non ho capito. Con Pier fate cose da matti, da me siete serissimi, siete bravissimi, siete molto Guarda che se ci professionali. autorizzi veniamo anche Pasquale Perché, tranquillamente, veniamo tutti allora, vestiti. intanto grazie di questo invito. Mi fa piacere vedere, anche se in questo modo asettico, tanti amici, colleghi che, insomma, con quali appunto abbiamo fatto tante cose. Beh sì, noi devo dire che con voi abbiamo fatto percorsi importanti, soprattutto su un tema che è un tema in questo momento al centro così del dibattito, della discussione, della riflessione, cioè il tema delle competenze. Noi Assolutamente. a Forum PA, così come Smau con altri nomi, abbiamo creato momenti di formazione, noi la chiamiamo l'Academy, gli amici, come li chiamate voi? Come li chiamate quei momenti di formazione, Pier? Noi fa Smau Academy. Ah, pure tu, Smau, vabbè, anche No, ma va là, ma figurati. me lo ricordavo, abbiamo copiato voi. Anche noi facciamo una FP Academy, e devo dire che IWA, e devo dire che sono tantissimi dei nostri forum PA, quest'anno è il 31° anno, sarà full digital, perché sono dei momenti in cui appunto coloro che ci seguono hanno la possibilità di acquisire competenze da grandi professionisti. Le Academy sono sempre seguitissime, è una cosa incredibile, voi lo sapete, a volte vi incazzate pure perché le salette non Troppo bastano, strette, sono troppo difatti. strette perché c'è un pubblico straordinario. Detto ciò, quindi con voi abbiamo avuto questo rapporto, per me è importante perché appunto il tema delle competenze digitali è un tema a cui abbiamo sempre dato importanza, come gli amici di Smau, e che adesso è centrale, cioè in questo momento in cui si parla di una nuova PA, di una pubblica amministrazione, di un new normal, di un futuro che appunto una pubblica amministrazione che ci deve aiutare a essere un paese protagonista della quarta rivoluzione industriale, ritorniamo appunto a vedere questi 20 anni, andiamo a prendere quei temi e dobbiamo farli metabolizzare a tutti quelli che ci seguono, perché appunto il digitale non è un accessorio, il digitale non è la ciliegina sulla torta, il digitale è una serie di soluzioni che in questo momento ci hanno permesso, non dico di sopravvivere, che è un po' tragico, ma comunque di continuare a lavorare, studiare, eccetera, eccetera. E quindi, assolutamente, appunto, tutti noi, tutti voi, perché insomma, tutte facce di pionieri, in questo momento dobbiamo fare rete fra di noi e dare al Assolutamente. digitale la giusta importanza. Assolutamente. Il senso di questo evento è proprio quello. Facciamo rete tra le migliori professionalità, tra le migliori menti, tra le migliori persone che hanno la passione di condividere ciò che fanno. E in questo abbiamo anche altri amici. C'è Giorgio Taverniti, ad esempio. Ciao Giorgio, come stai? Ciao Roberto, ciao, benissimo, benissimo. Come va? Che ci Guarda, racconti allora del marketing? io sto impazzendo perché oggi per i VUA è un giorno molto importante, si fa 20 anni, quindi è veramente importante. E noi del Forum GT è un giorno importantissimo. Dopo 17 anni stiamo cambiando e la nostra community sta per cambiare brand, proprio in questi minuti di call. Ah, bene. Sto sudando perché significa uccidere un figlio e farne nascere un altro. E quindi stiamo per lanciare connect.gt, credo che in mezz'ora sarà online e spero di Quindi è supportare. un'anteprima, dai, ci dai un'anteprima Sì, allora. anche, non lo sa, lo sanno, lo state scoprendo voi, lo stanno scoprendo i nostri utenti oggi. Quindi, però ci tenevo a essere presente perché ci conosciamo da tanto tempo e noi sul forum, che il nostro slogan è condividiamo idee e conoscenza, da sempre abbiamo supportato i VUA in tanti modi e quindi per me è un piacere.
Grande, grazie. E ricordati che su Flickr di Igua ci sono le foto di quando eri magro pure tu. Però io ho ancora i capelli, qualche anno però ancora ce li ho. Anche Macola ce li ha. Vedi. Andiamo avanti. Poi diciamo, c'è un altro tema che come sapete ci interessa molto, che è l'accessibilità, e su questo abbiamo trovato dei partner fenomenali. Ci sono i nostri amici di Accessibility Day. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Sì, noi facciamo parte più della storia recente, se vuoi, di UA. Poi il logo sulla Realtà slide, se molto proprio giovane. nel 2020, in realtà dal 2017 che ormai facciamo qualcosa insieme, noi ci siamo avvicinati a UA anche con un po', ecco, di reverenza verso voi che siete dell'autorità. Però la cosa bella è stata la disponibilità con cui ci avete risposto. Anzi, dicevo, Ci avete Roberto è accolto talmente tanto proprio. disponibile che risponde alle mail prima ancora che ha finito a scriverle. Diciamo, c'è anche questo stupito, ecco, questa vostra disponibilità ci ha fatto molto piacere e ci ha aiutato a rendere sicuramente più autorevole il nostro evento, che è giovane, però sta crescendo e quest'anno, tra l'altro, ecco, con il fatto che l'abbiamo trasformato in un evento completamente online, anche ottenuto dei numeri di notevole interesse, ecco, diciamo. Perciò continuiamo questo percorso per parlare di accessibilità. Tra Bene. l'altro non è presente Lucia qui, la compagna di Fabrizio, ma anche lei ci ha dato una grossa mano sin dall'inizio del nostro evento e quest'anno in particolare con la parte della didattica online, tema molto caldo in questo periodo. Assolutamente. Bene, grazie mille. Poi ci sono altri amici che non sono riusciti a collegarsi, tipo c'è Andrea Spedale di Aicel. Con Aicel abbiamo fatto parecchie cose in ambito e-commerce. No, ma c'è Rob. Ah, C'è, c'è. Ah, sì. scusate, non l'avevo visto. Andrea, ci sei allora? Presidente, perdiamo colpi, presidente. Ce l'hai fatta. Ciao Mimmo, benvenuto anche a te. Andrea, Andrea ha un non sei tu. problema. Andrea ha problema di connettività. Sì. Sì. Ti si sente male, Andrea? Purtroppo abbiamo problemi di connettività ogni tanto nel paese, nonostante alcuni dicono che abbiamo la banda larga ovunque e la copertura totale, sì, c'è ancora qualche problema. Purtroppo non lo sentiamo però, quindi No, Andrea, purtroppo però è un non ti bell'effetto, si è un sente. bell'effetto, hai visto? Sì. Gilberto. Non ti si sente. Beh, comunque abbiamo collaborato e collaboreremo ancora sul discorso della tematica dell'e-commerce. Poi chi ha voglia di sprecare un po' di tempo. Abbiamo anche il nostro capo Richard Brinegar. Torno alla foto precedente, è la persona con cui abbiamo creato un po' IWA ovunque. Richard è l'uomo che ha fondato IWA International. Hi Richard. Hey, how you doing? Thanks for having me Well, on. thank you. Yeah. It's like a group of old friends. Yeah, we are old friends. I can see. Okay. Great. So, So you yeah, want to there's some. say something Go to ahead. our friends? Absolutely. First of all, congratulations on 20 years of dedication to building IWA Italia. And setting some standards and accomplishments that I don't think many organizations have ever come close to. So very impressive. I've met many of you and really honored to be to know you and to be one of your colleagues. It's definitely something I've been proud of. So IWA Italy is definitely the shining jewel of the IWA crown. So you guys have exemplified everything that the mission set out to do. You've done it through community. You've done it through building the technology protocols, the standards, the influencing big projects like accessibility and so on. You guys have very much led the way. So I'm definitely, as I said, I'm honored to be a part of your group. Thank you, So thank Richard. you. And we hope to have you again in Italy after
this COVID period. So we hope to have you next year in Italy when we... I would love to. Okay. Thank you, Richard. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Diciamo che poi, dopo aver consultato anche la storia di Igua, la trovate nel nostro sito, noi facciamo parecchie cose, eventi e iniziative, ne abbiamo già parlato, praticamente ovunque si parla di digitale, solitamente ci invitano o ci facciamo invitare per portare la nostra conoscenza e competenza. Poi abbiamo la parte di normazione tecnica, ho sentito la voce del buon nostro amico calabrese Mimmo Squillace, che è il presidente di Uninfo. Mimmo, ciao. Buongiorno a tutti. Cosa facciamo noi? Cosa facciamo noi di buono? Niente. Assieme a voi. Niente. Assieme a voi. Tu nulla, tu fai solo danni. Ecco. Invece Fabrizio, c'è una lista, Fabrizio, Pasquale. Chi altro c'è più di voi? Non mi ricordo più, aspetta che lo prendo. Ma perché... prima tra l'altro stavo correggendo una norma tecnica vostra, tra l'altro. No, non mi fare ricordare che bisogna lavorare anche. Okay. c'è anche Castaldo, c'è anche la Sensini, sì. C'è anche Simone Corti con noi. Quindi è seguita non soltanto, a parte gli scherzi, seguita non soltanto la parte di accessibilità, ma seguite anche come IGUA, seguite anche la parte sui profili professionali, sulle professioni. Seguite anche la parte, e questo qui è una cosa che mi piace ancora di più, la parte sull'e-learning che è appena ripartita con Pasquale che è il presidente della commissione, mentre il nostro buon Roberto Schiano è il presidente della commissione, di due commissioni Uninfo, quella sulla appunto sull'accessibilità, ma lì per motivi storici, per ragioni storiche, e visto che ci ha dato una mano a farla ripartire quando era soltanto in Uni nel 2011, fino al 2011 era soltanto in Uni l'accessibilità, invece a partire dal 2011 con le WCAG, qualcosa erano le WCAG 1 mi pare, no 2.0, le 2.0. Le 2.0 le abbiamo portate in Uninfo e le abbiamo fatte diventare, tra l'altro, anche norma internazionale. L'altra cosa è che Roberto ci sta dando una grossa mano, e devo dirlo, anche se poi dopo si monta la testa e quindi comincia a volare troppo alto. Prima sentivo dire tutti quanti che ne parlate bene, ne dovete parlare male, se no voi non parliamo più. Ma invece pensavo tu a parlarne male, dicendo appunto che memoria storica vuol dire che comunque è anziano. Ecco. No, anche il comitato sulle professioni, sui profili professionali, all'interno del quale hanno Igua e Roberto hanno riportato la parte dell'esperienza che avevano già avuto a livello internazionale. Assolutamente. E a livello sempre internazionale Roberto ci rappresenta anche per quello che riguarda lì ci manca una cosa, ci manca il Cenelec. Sì, in questa infatti, slide, perché c'è il Joint Working Group sull'accessibilità, c'è in Cenelec ed Etsy, che sta appunto riguardando le WCAG, cosa sono diventate adesso? Le 2.2? Sono le 2.1 con tutta una serie di altre cose che tra l'altro poi dovrebbero diventare pure ISO forse, quindi abbiamo fatto un lavoro che partendo diciamo, parte dall'Italia, parte dall'Europa, diventerà un lavoro globale. Anche perché abbiamo avuto la testa dura, tu sai che quando ci mettiamo andiamo avanti finché no. Okay. Quando ci mettiamo siamo riusciti a far rilasciare da Uni, giusto perché ci siamo messi di buzzo buono, siamo riusciti a farci rilasciare da Uni la N301549 a titolo gratuito. Assolutamente in formato gratuito, unica nazione a parte quelle di lingua inglese che c'hanno già assolutamente. Siamo gli unici ad averla, e questo anche perché c'è stato un testone che prima ancora che uscisse, fosse approvata, l'aveva già tradotto in italiano, e quindi ha perso qualche capello dalla foto. Infatti. No, vabbè. E ha messo anche qualche chiletto, però va bene lo stesso. Quella è colpa della moglie. Bene. Non cominciamo, Quello non merito, è merito. La moglie, okay. Perché la moglie ti tratta bene e ti cucina bene, quindi tanto siamo tutti amici, quindi la conosciamo bene. Per cui.
Bene, grazie Mimmo. E poi abbiamo la parte di normazione legislativa, cioè IWA in molti casi è stata chiamata, audita, ha lavorato direttamente anche a progetti di normazione e abbiamo il nostro amico Antonio Palmieri che si trova in un parco di Milano, si sente... Sì. sono qua, volevo tranquillizzarvi, saluto tutti, naturalmente sono contento di ritrovare te e tutti gli amici che sono connessi Bravo con noi. Antonio! Ciao a tutti, bentrovati. Volevo tranquillizzarvi, non sono qui perché semplicemente sono un papà che fa il suo turno di guardia con i bambini, ma tranquillizzarvi sul fatto che posso essere qui in quanto la Camera è ferma attualmente, perché il governo ha messo la questione di fiducia sul decreto intercettazioni e quindi, come da regolamento, per 24 ore, cioè fino a domani, probabilmente tarda mattinata, primo pomeriggio, ogni attività è sospesa. Questo mi consente di essere qui in un parco della periferia di Milano dove noi abitiamo con i figli, con la mascherina naturalmente che ho abbassato per così per essere riconosciuto da voi e poter essere presente al nostro incontro. Quindi io posso solo ringraziare, devo dire, perché grazie a Roberto nel lontano 2002 io ho incontrato il grandissimo tema dell'accessibilità digitale, il tema sul quale sempre grazie a lui e a tanti amici che sono qui oggi ho continuato e cercato di sensibilizzare anche all'interno delle istituzioni in modo tale che insomma, non sia più un tema per pochi, come purtroppo ancora è. Il lavoro di IWA da questo punto di vista è fondamentale perché, essendo anche un luogo di formazione, come già stato ricordato, consente a tutti, a molti quantomeno, di entrare nel tema appunto dell'accessibilità e quindi posso solo ringraziare e confermare che per quanto mi riguarda ci sono e continuerò a esserci fin quando durerà il mio mandato parlamentare e che mia intenzione è fare tecnologia solidale l'ottava edizione quest'anno a dicembre nelle forme che sarà possibile praticare. Se potremo farlo dal vivo alla Camera come facciamo ormai da appunto 7 edizioni consecutive lo faremo lì, altrimenti faremo una modalità dal parco come quella che sto inaugurando oggi pomeriggio, naturalmente appunto a dicembre, sotto la neve e con le zampone. Grazie mille Antonio. Grazie a voi. Quindi, questo è l'attuale. Il futuro, cosa faremo, cosa vogliamo fare? Oggi lanciamo ufficialmente un'iniziativa, visto che compiamo 20 anni, vogliamo fare un'iniziativa che supporti il digitale. Vogliamo fare 20 iniziative per il rilancio digitale. Adesso si parla molto di supporto al rilancio digitale. Abbiamo vissuto queste esperienze di lockdown, abbiamo visto che il paese è evoluto in alcuni casi a forza, a spinta al digitale. Quello che vogliamo fare è organizzare a partire da settembre e entro fine anno, una ventina di sessioni. Valuteremo se farle online, vedremo se farle in modo fisico, vedremo come potremmo farle, come diceva anche Antonio prima, a seconda delle modalità con cui si potrà fare, sull'importanza del digitale fatto bene in diversi settori economici, per aiutare proprio a far ripartire il paese. Quindi portare la competenza e esperienza di esperti di digitale appartenenti all'associazione o comunque anche altri esperti che si avvicinano, che sono vicini alla nostra associazione, per aiutare i vari settori. Pensiamo al settore turistico alberghiero, pensiamo al settore della mobilità, al settore dell'istruzione, quindi l'esperienza di chi da anni lavora in questo settore proprio per aiutare al rilancio delle attività. Lavorare poi anche nella riqualificazione delle professioni, come diceva Mimmo, prima stiamo lavorando all'ambito della normazione tecnica, anche qui vi do un'anteprima, finalmente si lavorerà per aggiornare i profili professionali di cui citava prima Mimmo e allinearli a un nuovo standard europeo, diventando in teoria il primo paese in Europa a recepire questa nuova specifica. E poi vogliamo fare il co-design di nuove iniziative, vogliamo coinvolgere amici, soci soprattutto e persone che vogliono avvicinarsi all'associazione per pensare a progetti che portino avanti la nostra mission, che è quella di far crescere la professionalità di chi opera nel web, far crescere la conoscenza, diciamo, delle tematiche del digitale, far crescere quindi anche indirettamente il paese grazie al nostro piccolo aiuto. E quindi noi vogliamo te, noi vogliamo il tuo aiuto. Se vuoi aiutarci, partecipa nel sito iwa.it, trovi tutte le informazioni per diventare uno di noi e quindi diventare l'insieme, diciamo, di chi lavora in rete professionalmente.
A questo punto lascio la parola al buon Pasquale. Pasquale? Eccomi qua. Ecco qua, Pasquale, che ci dà qualche informazione. Ti presenti da solo, Pasquale? Pasquale è il vicepresidente, Pasquale è la persona che si occupa, come diceva prima Mimmo, della parte delle learning sulla normazione. Pasquale è stato l'anima del Web Skill Profile. È stato, non nel senso che non ci sei più, Pasquale, ma è stato perché l'ha fatta all'epoca, diciamo, l'ha costituita all'epoca. Sì. E quindi è la persona che più di tutti si occupa di questo tema, a parte il sottoscritto che si occupa come presidente di commissione. Sì, grazie. È un piacere, grazie Roberto, è un piacere vedere tutti gli amici qua. Come diceva Roberto, io sono andato a vedere prima, quando abbiamo pubblicato i primi profili, abbiamo pubblicato nel 2013. Abbiamo cominciato a lavorarci nel 2004. Sapete che significa? Cioè sono 16 anni che insieme a Roberto, io, Fabrizio, gli altri soci di IWA e oltre 200 professionisti, aziende, associazioni, organizzazioni, università, tutti quanti abbiamo lavorato per questi profili di competenza. I primi sono stati pubblicati nel giugno e poi nel dicembre del 2014, ma se voi andate a vedere, questi profili li abbiamo costruiti con un criterio tale, utilizzando gli standard delle competence framework 3.0 all'epoca, che sono validi tuttora. Giustamente adesso dice, anticipato Roberto, che li andremo a manutenere, a gestire utilizzando i nuovi standard, ma proprio per questo motivo, proprio perché utilizzeremo anche in questo caso gli standard, potranno essere utili per le aziende, i professionisti e le organizzazioni. Vedete, adesso noi abbiamo davanti a noi una sfida, che è la sfida della conoscenza e delle competenze. Non è più possibile che adesso si vada in giro dicendo ok, adesso chiamo Ciccio e faccio il sito web, chiamo Gaetano e faccio mi dice come fare l'accessibilità per la pubblica amministrazione. No, non esiste. Non esiste, non sta né in cielo né in terra. La pubblica amministrazione deve fare uno scatto di qualità notevole, così come deve fare uno scatto di qualità notevole tutte le piccole e medie aziende e anche le grandi aziende, perché poi magari ho registrato un ottimo, e ringrazio qui Gianni, oltre a Michela, seminario per Forum PA, e lì ho fatto vedere proprio come alcune grandi, per esempio, università italiane non realizzano in maniera ottimale il loro sito web, ma ci vuole poco. Sapete che cosa ci vuole? Ci vuole la competenza, ci vuole la conoscenza, ci vuole la capacità, e questa adesso, oggi più che mai, deve essere valutata, deve essere compresa e deve essere sempre di più gratificata, nel senso che da una parte tutti quanti noi dobbiamo sempre imparare, 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 dall'altra parte le università e i grandi organi, enti formativi devono cercare di formare al meglio, e poi le aziende e la pubblica amministrazione devono cominciare a utilizzare al meglio i professionisti competenti. Ci aspetta un bel lavoro adesso per manutenere i profili, e poi andremo anche ai tavoli Uni e Uninfo per cercare di modificare anche la norma 11.621, che a quel punto è il riferimento della nostra attività. Grazie a tutti. Vabbè, bene. Ma fai pubblicità, di quando verrà in onda questa tua lezione, no? Guarda, mi è arrivato in questo momento da parte di Michela, in questo preciso istante, mi dice: ciao Pasquale, 30 giugno alle ore 11. Io penso che sia voluto l'invio adesso del link, questa è Marchetta di Gianni. L'organizzazione, sì, mi parlava, ho cazziato. Aspetta, alle ore 11. Bene, Diego, Pasquale, grazie. Sì, che ci racconti? Allora, nulla, che in questo ultimo mandato, appunto, diciamo, ho fatto parte di IWA, ormai ci sono dal 2006, e
ho partecipato a diversi direttivi, ma in questo ultimo mandato effettivamente sono riuscito a realizzare qualcosa di veramente concreto, appunto l'iniziativa dei webinar ai quali hanno partecipato diversi nostri associati in qualità di esperti di un determinato argomento. L'ultimo c'è stato ieri, appunto, con me abbiamo fatto i primi esperimenti per la diretta anche su Facebook, e oggi appunto abbiamo avuto dei problemi tecnici a quanto pare con lo streaming su YouTube, quindi stiamo registrando solo su Facebook, però va bene così. Nel frattempo vi dico che ci sono state un sacco di iscrizioni al canale YouTube di EY Italy, appunto che ci sono state tantissime adesioni e tanto interesse da parte del pubblico nei confronti dei webinar che abbiamo fatto, e ho ricevuto complimenti da parte di alcuni professionisti che hanno seguito queste dirette e che appunto mi hanno chiesto di continuarle. Appunto confermo quello che ha detto prima Roberto, da settembre a dicembre continueremo con 20 eventi, quindi siamo nel 2020, gioco di parole, 2020. Quindi 20 e 20 di interesse particolare, perché saranno tematici e saranno focalizzati sul fare e non tanto sul dire, non tanto sulle chiacchiere, così come siamo abituati in lingua a fare tante cose e farle senza magari dirle al mondo intero, ma essere concreti in fondo. Ti ripasso la parola perché vedo che sono comunque le 18.32 e quindi non voglio essere... Ma se vogliamo sforare un attimo, diamo due minuti anche a Fabrizio, visto che c'è, sul tema di web accessibile, dell'accessibilità. Fabrizio, che ci racconti in questo campo? Sì, anche perché richiudiamo il cerchio da dove abbiamo iniziato, nel senso che vabbè, in IVA mi sono occupato per lunghi anni dell'aspetto degli eventi, come sanno Gianni, Pier Antonio, ma ora ho il sostituto Diego che mi sta salvando da questo complicato aspetto, quindi mi sto ridedicando alla parte accessibilità volontariamente, diciamo, soprattutto volontariamente, l'abbiamo obbligato, esatto, volontariamente, esatto, a seguirlo, diciamo che, lato accessibilità volevo dare di nuovo anche un nuovo impulso a web accessibile, perché così da anni ormai è un po' il punto di riferimento dell'accessibilità in lingua italiana, e ne approfitto per dare, diciamo, per fare un invito agli amici di Accessibility Day, che Sauro e Stefano, che sono ancora collegati, vedo, perché magari insieme possiamo creare anche magari un gruppo di lavoro nuovo per creare altri contributi lato accessibilità da poter così pubblicare su questa nostra risorsa. Quindi vi lancio questa palla che non sapevate, vi colgo di sorpresa, lo so, però ne avevamo già parlato in passato anche magari anche con Sauro di questo argomento, quindi rilancio questa proposta di fare questa unione di competenze per dare nuovo vita anche ai temi pubblicati in accessibilità. Bene. Quindi a questo punto, per fare una sintesi finale, è stato un bel evento perché abbiamo avuto Richard Brinegar, che comunque dopo 25 anni di IWA è ancora il capo di IWA International e cura tutto il mondo, diciamo, a livello internazionale. Noi dopo 20 anni siamo